il tema della vediamo che lo andiamo a trovare esattamente, il protocollo d'intesa tra Italia e Albania in materia di immigrazione. Grazie Presidente La Russa. Signor Presidente del Consiglio, mi permetta innanzitutto di ringraziarla e di congratularmi per la sua presenza qui a rispondere alle interrogazioni a risposta immediata come Presidente del Consiglio. Erano quasi 4 anni che questo non succedeva, era successo solo, è solo la terza volta negli ultimi 10 anni. Per intendersi, non l'aveva mai fatto il Presidente Draghi, non l'aveva mai fatto il Presidente Gentiloni, non l'aveva mai fatto il Presidente Renzi, che saluterei volentieri, ma adesso non è il momento. E venendo invece al tema della interrogazione, prima del quale voglio fare un piccolo fuor d'opera, visto che è stato fatto prima di me. La riforma costituzionale che abbiamo incardinato questa mattina cambia 4 articoli della Costituzione. In passato proprio il Partito Democratico ne ha presentata una che ne cambiava 46, per cui direi che se qualcuno deve avere prudenza, forse non siamo noi, ma sono altri. Venendo al tema, nel corso dei suoi 13 mesi di mandato come Presidente del Consiglio, lei ha effettuato 48 viaggi internazionali ufficiali, stipulando importanti accordi, importanti per l'Italia, per l'importanza straordinaria che più che mai hanno oggi, per l'appunto le relazioni con il resto del mondo. Tra questi, uno o due giorni fa con la Germania, estremamente importante, un piano d'azione, e un altro, l'oggetto dell'interrogazione, l'accordo con l'Albania, un protocollo di intesa per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria per contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori illegali e poter accogliere meglio gli aventi diritto alla protezione internazionale. È un testo che prevede fra l'altro che l'Albania fornisca gratuitamente all'Italia gli spazi per costruire dei centri per la gestione dei migranti in 2 località a 70 chilometri circa dalla capitale Tirana. Tra l'altro quell'accordo è molto probabilmente sorto non in uno di quei 48 viaggi classificati come ufficiali, ma in quel viaggio che alcuni hanno anche avuto il bel gusto di criticare, fatto a titolo privato nell'agosto scorso, visitando il primo ministro albanese Edi Rama. Ebbene, la mia domanda è: quali sono i vantaggi concreti per l'Italia derivanti da questo accordo e quali sono i riflessi rispetto all'Unione Europea e che sono anche, evidentemente anche da considerare. Grazie. La ringrazio per il perfetto rispetto del tempo. Presidente Meloni, intanto la ringrazio prima del suo ultimo intervento per essere venuta al Senato e le do la parola per rispondere alla interrogazione del senatore Malan. Grazie. Grazie a voi Presidente, grazie a lei, grazie a tutti i gruppi. Approfitto anch'io in chiusura di questo Premier Time, ma non c'è bisogno insomma di ringraziare. Io confesso che mi manca molto, diciamo, ho fatto una lunga carriera parlamentare e come si vede anche delle volte, insomma, dalla passione che metto nelle mie risposte, mi manca un po' questo luogo che non era il Senato della Repubblica, ma insomma, e quindi vengo insomma volentieri. Dopodiché ovviamente ringrazio per l'interrogazione. Guardi, io penso questo, senatore Malan, penso che l'accordo tra l'Italia e l'Albania sia un accordo estremamente importante, penso che sia un accordo molto innovativo e penso che sia un accordo che racconta uno spirito di cooperazione europea, e poi le dirò perché. È un accordo che nasce da alcune considerazioni condivise che io ho fatto con il primo ministro Rama, lei ha detto correttamente, quando tutti quanti erano troppo impegnati a cercare di capire come avessi raggiunto l'Albania per il ciclo non ci hanno visto arrivare, tutti pensavano che stessi in vacanza, invece stavo cercando di arrivare a un obiettivo, che per me era molto importante. E chiaramente quelle valutazioni sono che l'immigrazione irregolare di massa è un fenomeno che l'Unione Europea, che gli Stati membri dell'Unione Europea non riescono ad affrontare da soli e che la collaborazione tra Stati UE e Stati extra UE può da questo punto di vista essere estremamente preziosa. E io ho sentito, mi dispiace, ogni genere di fake news su questo accordo,
ho compreso che vorremmo costruire una Guantanamo all'italiana, deportare i migranti, che l'accordo violerebbe il diritto internazionale. Guardi, l'unico diritto che l'accordo viola è quello dei trafficanti di esseri umani, che è stato garantito molto in passato, ma che certamente non garantirà questo governo. Dopodiché l'accordo rispetta ovviamente il diritto internazionale, i migranti non vengono deportati perché banalmente l'Albania non è la Germania nazista, ma è un paese, uno stato di diritto candidato all'ingresso nell'Unione Europea e presieduto tra l'altro da un premier socialista, premier che la sinistra italiana ha cercato di far espellere dal Partito Socialista Europeo perché evidentemente non è più di sinistra accogliere i migranti, o forse banalmente non è di sinistra aiutare l'Italia. Ma io penso che invece il premier Rama abbia dato un grande segno di disponibilità. Semplicemente quello che accade con questo accordo è che migranti soccorsi da navi delle autorità italiane possono essere condotti in centri gestiti in Albania con giurisdizione italiana, le procedure sono italiane, lì operano le nostre forze dell'ordine, operano le nostre commissioni d'asilo, in quei centri si applica il diritto italiano, che è ovviamente anche diritto europeo. E anche qui un'altra fake news che ho sentito dire, nel solito tentativo affannoso di cercare il soccorso esterno quando non si sa quali argomenti utilizzare in patria, è l'accordo in violazione del diritto europeo. Poi ha risposto direttamente l'Europa con diversi interventi, l'ultimo del quale è proprio quello del cancelliere Scholz di ieri, dicendo l'accordo non viola le norme europee e anzi siamo interessati ad approfondirlo, come sempre quando si fanno delle cose sensate. Si è detto anche che il governo aveva esautorato il Parlamento, non è nostra intenzione, ministro Tajani, che ringrazio, lo ha già detto, esautorare il Parlamento, perché questo accordo chiaramente è una cornice, ma noi sottoporremo in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche tutte le norme anche di spesa, di attuazione del protocollo, quindi anche il Parlamento verrà coinvolto. Detto questo, io voglio approfittare questa occasione per ringraziare invece da quest'Aula il primo ministro albanese, l'Albania tutta, per il grande aiuto che ha offerto all'Italia in un momento di difficoltà. Credo che sia stato un atto di grande generosità e credo, permettetemi, che sia stata anche una grande lezione, soprattutto una grande lezione a chi ha sempre parlato di solidarietà europea senza di fatto mai riuscire ad ottenerla. Oggi questo governo ottiene solidarietà non solo dall'Europa ma anche dai paesi extraeuropei, perché fa proposte serie che sono convincenti e che possono aiutare a risolvere i problemi non solo italiani ma anche quelli di molti altri paesi. Grazie. Si è così concluso, dopo le repliche di Malan, la nostra giornata. Giustamente, per dimostrare che non voleva fare un torto al Partito Democratico. Allora, io la ringrazio, signor Presidente del Consiglio, per la sua risposta, della quale a nome del gruppo ci riteniamo pienamente soddisfatti, e ci riteniamo pienamente soddisfatti soprattutto del lavoro fatto in questi 13 mesi insieme a tutto il governo, tutti i ministri, viceministri, sottosegretari, che saluto per la loro presenza qui. Il nostro sostegno è naturalmente totale per l'impegno, per la determinazione, per le capacità che vediamo esplicare nell'azione di governo. In questi giorni si è parlato, qualcuno ha detto che Fratelli d'Italia ha un'impostazione patriarcale. Allora, noi non sappiamo bene che cosa si intenda, ma noi, naturalmente, le senatrici e i senatori di Fratelli d'Italia sono orgogliosi di sostenere la prima donna Presidente del Consiglio, innanzitutto per la sua capacità, determinazione, impegno e abnegazione nel sostenere gli interessi degli italiani. Se questo, come definire questo, non sappiamo, noi lo definiamo essere patrioti.